Presentata l'ottava edizione di organo e orchestra nel Romanticismo. I due concerti si terranno giovedì 15 e 22 settembre alla Basilica di San Vitale. Ingresso gratuito per i minori di anni 18. Rassegna organo e orchestra nel Romanticismo quest'anno giunge all'ottava edizione e appunto scopo della rassegna è quello di presentare opere per organo e orchestra, quindi un repertorio poco frequentato in Italia e direi proprio appunto la rassegna organo orchestra nel romanticismo è unica nel suo genere in Italia. Difatti quest'anno i concerti che si svolgeranno presso la Basilica di San Vitale il 15 e il 22 di settembre, vertono sul tema del virtuosismo strumentale e punto centrale di questo argomento non può essere altro che Liszt. Liszt è conosciuto ovviamente come grandissimo virtuoso del pianoforte dell'Ottocento, che però nella sua vita molto travagliata dal punto di vista artistico e anche spirituale, compose dei brani per organo solo, molto importanti, tant'è vero che questo brano Ad nos, ad salutarem undam, fu addirittura definito da Saint-Saëns il brano più bello che esista nel repertorio organistico. Ora noi proponiamo, la serata del 22 di settembre, questo brano orchestrato da Marcel Dupré, grande organista e compositore francese che diciamo orchestrato, mantenendo la parte dell'organo originale o quasi originale, e ha orchestrato l'intero brano, che è un brano tra l'altro che dura quasi 40 minuti, e insomma, questo brano in Italia sicuramente non è mai stato eseguito. Io l'ho ricercato, ho trovato anche le parti d'orchestra, perché non è semplice recuperare questo materiale pubblicato da Universal Edition. Eseguiremo quindi in prima assoluta italiana questo brano e il giovedì 22 settembre. Anche il 15, però insomma il programma è interessante perché eseguiremo musiche di Bach e Vivaldi. Con le celebri quattro stagioni, appunto riprendo il tema del virtuosismo che ritorna nel capolavoro di Vivaldi con le quattro stagioni, un virtuosismo ovviamente non solo meccanico, non solo ottenuto con un'abilità tecnica esecutiva, ma proprio invece che oltre all'agilità nell'eseguire scale, arpeggi a tutta velocità, ricerca anche proprio un'espressione nuova dello strumento ad arco e dell'orchestra.